Buonasera, buonasera, benvenuti a questo appuntamento qui on live, appuntamento con la comunicazione della scienza nell'era digitale. Permettetemi un breve ricordo personale. La donna che arriverà tra poco sul palcoscenico l'ho conosciuta qualche anno fa a Cambridge. Mi guidò attraverso i corridoi della facoltà di matematica fino a condurmi nella stanza di suo padre, il professor Stephen Hawking. Ecco, così come ha condotto me verso quell'incontro indimenticabile, negli anni successivi ha guidato milioni di giovani ragazzi alla conoscenza delle cose che il padre aveva scoperto e compreso dell'universo, perché Lucy Hawking è ormai un punto di riferimento internazionale nella letteratura scientifica per ragazzi. Il primo dei libri che ha scritto insieme al padre, George, e La chiave segreta per l'universo, è stato tradotto in 38 lingue, pubblicato in 43 paesi. Poi le avventure di George sono state raccontate in altri 5 volumi che affrontano anche teorie molto complesse come quella dei Big Bang, e sappiamo quanto Stephen Hawking abbia contribuito alla comprensione di questi oggetti misteriosi. Questa sera Lucy ci racconterà come si è evoluto il racconto della scienza, la divulgazione della scienza, grazie proprio al contributo di scienziati come suo padre. E anche che ruolo possono avere le nuove tecnologie nel diffondere la conoscenza scientifica. Infine, paradossalmente, perché proprio in un'era in cui la cultura scientifica è così diffusa grazie ai nuovi media, sia poi difficile prendere decisioni basate sui risultati scientifici. E infine penso che ci riserverà una sorpresa, ha portato con sé una piccola sorpresa in esclusiva per il pubblico di On Life. Dunque, grazie Lucy per avermi condotto quel giorno nella stanza del professor Hawking, grazie per essere qui con noi stasera, signore e signori, Lucy Hawking. Good evening, ladies and gentlemen. Buonasera, signore e signori. Innanzitutto voglio ringraziare Luca per avermi invitato questa sera e ringraziare la Repubblica. Per me è un onore essere qui. Vi ringrazio per essere venuti. Allora, si è detto comunicazione scientifica nell'era digitale. Parleremo di come comunichiamo la scienza, perché, quando funziona e quando non funziona, e cosa succede a quel punto, come possiamo migliorarla, come possiamo coinvolgere di più i giovani nella scienza. Quindi vorrei farvi fare un viaggio nella storia della comunicazione scientifica da Aristotele fino al web, e considereremo anche il paradosso dell'informazione. Abbiamo oggi così tante informazioni scientifiche, perché allora non siamo più intelligenti? E poi guarderemo anche quello che possiamo fare per migliorarci. Ora vi dirò qualcosa di quello che è il mio lavoro. Io sono una scrittrice, lavoro con scienziati e scrivo storie, avventure per ragazzi. Il tutto è cominciato nel modo più umile possibile. Un ragazzino ha fatto una domanda a mio padre al compleanno di mio figlio. Questo ragazzino gli ha chiesto: Stephen, cosa mi succederebbe se cadessi in un buco nero? E mio padre gli ha detto: saresti trasformato in spaghetti. E tutti i ragazzini dicevano: spaghetti, spaghetti, perché loro avevano capito quello che lui voleva dire ed erano interessatissimi. E mi sono resa conto che i ragazzi erano affascinati da questo, che mio padre ha avuto la capacità di dargli una risposta scientifica che per loro era importante, significativa per la loro vita, gli spaghetti. Quindi a partire da quel momento, da quella domanda di quel ragazzino, è nata una storia. E ho detto a mio padre: scriviamo una storia, un racconto sui buchi neri. Quindi un protagonista che cade in un buco nero e noi dobbiamo recuperarlo. In quel modo spiegheremo qualcosa dell'universo ai giovani lettori. E l'abbiamo fatto. E quello è stato il nostro primo libro, che è stato pubblicato nel 2007.
internet e all'epoca le persone dicevano non si può usare la narrativa per spiegare la scienza, non è giusto perché i ragazzini saranno confusi, non capiranno. Ma quei commenti venivano dagli adulti, quei commenti non venivano dai ragazzini, invece i ragazzini hanno capito benissimo, hanno colto quest'idea di fare un viaggio nell'universo col narratore attraverso gli occhi di un bambino. E mio padre con i suoi colleghi li hanno aiutati a capire questi concetti in tutte le serie di libri, e in questi libri abbiamo affrontato tutti gli argomenti, abbiamo avuto commenti dai premi Nobel, abbiamo avuto anche contributi di persone sull'intelligenza artificiale, sull'evoluzione, sull'informatica, sul cambiamento climatico, e abbiamo affrontato argomenti che i ragazzi, di cui i ragazzi ci chiedevano. Quindi è stato un modo per rendere la scienza rilevante per i ragazzi, perché all'epoca c'era un problema: i ragazzi non erano molto interessati alla scienza, non capivano cosa la scienza potesse insegnare a loro, avesse a che fare con la loro vita. Allora questo è un altro progetto di cui sono molto affezionata ed è l'Agenzia Spaziale Europea e i viaggi nello spazio. Quindi qui vedete due grandi amori della mia vita, il fatto di essere europea e l'Agenzia Spaziale. Spero che mi permetteranno ancora di essere europea. E io sono molto fiera di aver fatto questo. Sono libri interattivi per ragazzini, giovani studenti. Quindi abbiamo avuto il sostegno da parte degli esperti, ma il libro è scritto dai ragazzi. C'è un sito web con lezioni anche per gli studenti, si possono scaricare materiali e di questi progetti online. Sosteniamo anche gli insegnanti nel utilizzare i libri. E alla fine sono gli studenti che scrivono il loro libro sui viaggi nello spazio. Credo che tutti sappiate che mio padre è mancato 18 mesi fa. Parte di quello che ci ha lasciato è un progetto che ho voluto finire. Lui ho messo insieme tutti i suoi ultimi scritti in questo libro. Io sono stata uno degli editori e redattori, che è questo, il libro è questo, le mie risposte alle grandi domande. L'abbiamo pubblicato perché sapevamo che mio padre era una persona di cui si sarebbe parlato, si sarebbe discusso per molto tempo. Quindi questa era la sua possibilità di dare le sue risposte alle domande importanti che la gente si pone. E poi io ho realizzato anche questo film di realtà virtuale che si intitola The Party, e quando ti metti le cuffie assumi il punto di vista di una persona autistica. Mio figlio è autistico e io spesso mi sono chiesta cosa sarebbe se io potessi vedere le cose con i suoi occhi, con le sue percezioni. E quindi abbiamo deciso di fare un film dove tu, spettatore, diventi la persona autistica. Quindi tu vivi le esperienze sensoriali di questa persona e tu come spettatore sei l'attore, il protagonista. Questa è l'attrice che interpreta la madre. Vedete come fa un'attrice a lavorare con una camera a realtà virtuale? Non è facile. E queste, c'è una ricerca scientifica sulla quale ci siamo basati. È quindi una creazione artistica, questo film, ma è basata su dati scientifici sull'autismo che noi abbiamo abbinato con i racconti in prima persona. Quindi ricerca neurologica che è stata combinata con le esperienze personali. È una sorta di esperienza fattuale e empatica,
attraverso la realtà virtuale, sulla quale tornerò dopo. Questo ovviamente il film ha suscitato molte reazioni, perché nessuno aveva mai l'aveva mai fatto prima, quindi ho avuto molti feedback di persone che dicevano sì, la mia esperienza è uguale, è la stessa, oppure grazie per avermi mostrato una cosa che altrimenti non avrei mai visto. Allora, oggi si parla appunto di comunicazione scientifica, come gli scienziati comunicano tra loro e con il pubblico. Per molti questo sarà una sorpresa. Come comunicano gli scienziati? Di solito li immaginiamo come personaggi un po' strani, solitari, che fanno terribili esperimenti con esiti terrificanti per la razza umana, una sorta di Frankenstein, lo scienziato pazzo che crea qualcosa e che poi alla fine non riesce più a controllare, sfugge al suo controllo e fa danni terribili. Frankenstein è anche stato l'ispirazione di una della collezione di Prada, dove fashion meets science, la moda incontra la scienza, ma questa non è la realtà della scienza. E vi dirò oggi che gli scienziati hanno sempre collaborato, hanno sempre comunicato tra loro e anche con il pubblico. La scienza moderna è diventata così complessa e sfaccettata che non potrebbe funzionare senza una comunicazione. Pensate a LIGO, l'esperimento che ha individuato le onde gravitazionali, l'Event Horizon, il telescopio, tutti queste scoperte hanno dietro migliaia di persone, di scienziati che collaborano per arrivare a questi risultati straordinari. E gli scienziati in passato, di solito i premi venivano assegnati a una o due persone, ma nel 2016 invece questo premio è stato assegnato a 1015 persone, scienziati che hanno lavorato a LIGO, il progetto delle onde gravitazionali. Quindi gli scienziati sono in grado di comunicare al di là della loro sfera professionale e il loro contributo è molto importante. Io credo che siamo tutti d'accordo su questi obiettivi, sul fatto che questo migliori la società, la renda più inclusiva e che migliori le possibilità di uguaglianza. Quindi, ora vorrei portarvi indietro nel tempo ad Aristotele. Aristotele, ovviamente, padre della filosofia occidentale. Direi il primo comunicatore scientifico di ogni tempo. Aristotele nella Grecia comunicava oralmente. Aristotele registrava anche sui papiri i suoi pensieri, ma purtroppo sono andati perduti. Il lavoro che Aristotele ha registrato appunto come comunicazione al pubblico è andato perduto. Lui era noto per le sue lezioni al licei. Lui comunque ha fatto un tentativo di registrare le sue comunicazioni in modo coerente. Dopo passiamo a Tolomeo, la cui visione del sistema solare sarebbe durata migliaia di anni. E vedete, il sistema solare è geocentrico, quindi ci sono sfere che girano attorno a sfere e poi la Terra al centro. E questo è in linea con le teorie di Aristotele e di nuovo oggi però c'è stato un periodo di stasi nella comunicazione scientifica fino al Rinascimento. Ovviamente io non posso insegnare nulla agli italiani sul Rinascimento, voglio solo dire che il Rinascimento, che è associato all'arte, alla filosofia, alla letteratura, ha cambiato il modo anche in cui
la scienza è concepita e trasmessa. Quindi se guardiamo agli livelli antichi greci, l'idea del mondo basata su leggi, una sorta invece di approccio umanistico dove la vita sulla terra è importante e quindi ci si allontana da quella visione di inferno e paradiso precedente. E ovviamente il confluenza anche di un nuovo elemento, cioè nella scienza, ovvero l'arrivo della stampa. Prima dell'arrivo della stampa, se volevi sapere qualcosa, dovevi incontrare qualcuno di persona oppure fare un lungo pellegrinaggio di un monastero, per esempio. Ma dopo l'arrivo della stampa è cambiato tutto, la conoscenza è diventata disponibile. E questo ha avuto un impatto enorme. I testi scritti dagli studiosi venivano standardizzati per la prima volta. E lo stesso per i discorsi, i diagrammi. E questo è stato importantissimo per l'astronomia, per l'anatomia, la medicina. Le persone volevano imparare a leggere, quindi c'era una grande esigenza di contenuti. I giovani all'improvviso potevano acquisire conoscenza, saggezza, senza dipendere dagli anziani, potevano farlo autonomamente. Quindi un cambiamento enorme nel modo in cui l'informazione veniva trasmessa, usufruita, e ha avuto un impatto ovviamente enorme sulla società. E questo è evidente nel lavoro di Copernico, la rivoluzione copernicana 1473 e anni successivi, con la pubblicazione della sua teoria, dove ci dice che noi viviamo in un sistema eliocentrico. Noi giriamo attorno al Sole, non siamo siamo usciti dalla visione geocentrica della cristianità di Tolomeo, eccetera. E quindi Copernico aveva paura però di pubblicare i suoi scritti, e sul letto di morte teneva stretto il suo manoscritto, aveva paura che fosse stato additato come troppo moderno e per questo sarebbe stato diffamato. Galileo ha scritto, ha fatto pubblicare questo scritto. Con i telescopi ha visto le lune che giravano attorno a Giove. E questo ovviamente ha spazzato via le nozioni aristoteliche, che tutto non girava attorno alla Terra. Ovviamente le idee di Galileo erano in collisione con la Chiesa, è stato scomunicato, e il suo compleanno di Galileo è stato l'anniversario della morte di Galileo, e mio padre è morto il giorno della nascita di Galileo. Quando mi sono resa conto di questa, mi sono detta, è tipico di mio padre, perché nessun altro sarebbe successo, ma mio padre quindi pensava no, a quello che avesse potuto accadere a lui se avesse vissuto all'epoca di Galileo. Ora vediamo qui Italia, siamo al XVII secolo, vediamo gli scienziati che si riuniscono in associazioni, conferenze per condividere le informazioni, ci sono state delle pubblicazioni, la prima rivista scientifica che era la Royal Society a Londra, poi vediamo, questa è la prima pubblicazione dei principi matematici. Quindi era un modo di comunicare tra scienziati che era nato all'epoca dell'illuminismo, basato sulle associazioni, sulle conferenze e anche sulle lettere. Agli scienziati piaceva tanto scrivere le lettere, alcuni lo fanno ancora. Questa è una lettera che mio padre scrisse a uno dei suoi colleghi, in cui parla delle onde gravitazionali e come migliorare la sensibilità dei detector di queste onde. E dice nella lettera, è nata nostra figlia,
figlia il mese scorso. Si chiama Lucy, assomiglia molto a mio fratello, ma è un po' più cicciottella. Ma è molto brava, è bravissima e non ci dà fastidio, è bravissima. Io non sapevo dell'esistenza di questa lettera fino a una settimana fa. Un giornalista mi ha contattato e mi ha detto se volevo dire qualcosa sul fatto che questa lettera sarebbe andata all'asta, e io ho detto no, non voglio dire nulla. Ho pensato di andare online e di andarmela a comprare, e poi ho visto il prezzo e ho detto: papà, ti voglio tanto bene, ma... Allora hanno cominciato a svolgersi delle fiere scientifiche, delle expo scientifiche, e si riunivano gli scienziati, era l'epoca dell'inizio della rivoluzione industriale, delle tecniche di stampa, insomma le stampanti più diffuse, che costavano molto meno, che divulgavano insomma i libri. Le persone hanno cominciato a essere più interessate all'istruzione, gli scienziati cominciavano a essere più professionalizzati. Gli scienziati comunicavano le loro scoperte con il pubblico, invenzioni, esperimenti, viaggi nello spazio, l'atterraggio, l'allunaggio. Quindi i grandi successi della scienza venivano comunicati al grande pubblico, che era abbastanza interessato, però ancora una parte, una nicchia. E fino a che questi due signori qui hanno deciso di rendere la scienza divulgativa, popolare. Era giunto il momento, secondo loro, di abbattere la cortina, di mostrare alle persone com'era la scienza, che la scienza poteva essere interessante e divertente. Il mio padre disse una volta che i suoi libri voleva che fossero venduti con gli standard della Apple, ai livelli della Apple. Alcuni scienziati pensarono che si fosse esagerato, che alcuni nel pubblico non potevano capire questi concetti. Ma mio padre diceva che loro erano gli scienziati e che loro erano finanziati dal pubblico, e quindi loro avevano il dovere di spiegare alle persone quello che loro e i loro colleghi facevano. E poi pensavano che il coinvolgimento pubblico fosse fondamentale, che le persone dovevano avere la possibilità di far parte di questa conversazione sulla scienza, su ciò che gli scienziati dovrebbero fare o non dovrebbero fare, come interagiscono con la loro vita. E questo è uno dei migliori contributi di mio padre alla scienza. Naturalmente, accanto a questo che vedete qui, mio padre davvero ha fatto dei passi avanti rispetto ad altri scienziati. È stato apparso in Big Bang Theory, in I Simpson. Lui era bravissimo. Lui aveva trovato il modo di riassumere il suo pensiero in modo succinto, in modo accessibile e divertente. E poi, ovviamente, è arrivata Internet. Di nuovo, come la stampa nel 1500, i primi computer collegati gli uni con gli altri hanno cominciato a dialogare, e quindi tutto nella scienza di nuovo è cambiato. Tutto viene trasferito online, le riviste scientifiche sono online, e quindi qua c'è stata un'enorme pubblicazione e ricerca di documenti scientifici. Secondo me questa è stata una cosa positiva, perché gli scienziati hanno potuto trovare riferimenti incrociati in rete, senza dover consultare documenti fisici. Ho parlato a uno degli oratori di questa conferenza e mi diceva: il problema con la pubblicazione digitale di documenti scientifici è che solo i precedenti decenni sono stati digitalizzati, e molto spesso
si tende a reinventare la ruota. A volte vengono inviati pubblicazioni scientifiche che sono già state di qualcosa che è già stato realizzato. Nel 2009 abbiamo passato la soglia dei 50 milioni in termini di paper scientifici pubblicati nel 1965, con circa 2,5 milioni di paper pubblicati ogni anno. Quindi ci sono vantaggi e svantaggi. La scienza di per sé è stata aperta da internet, come ha detto un commentatore scientifico: se la scienza è una performance, internet ci ha permesso di andare nel retroscena, dietro le quinte, e vedere. Quindi gli scienziati sono stati esposti al mondo digitalizzato, e questo di nuovo ha dei lati positivi e dei lati negativi. Ci sono stati casi abbastanza inquietanti quando recentemente uno scienziato cinese ha deciso di non fare pubblicazioni, non fare peer review, non fare critiche, eccetera, ma ha pubblicato direttamente i suoi risultati su YouTube. E questo è stato un caso allarmante, perché era il caso, ricordate, del bambino nato in Cina, frutto dell'ingegneria genetica, per essere immune all'HIV. Ovviamente questo ha causato uno scandalo nella comunità scientifica, se non altro per il metodo che ha scelto lo scienziato per pubblicare i risultati di questo esperimento. Una cosa positiva è il progetto sul genoma umano, che i risultati sono stati pubblicati online, e quindi altri ricercatori hanno potuto lavorare sulla base di questi dati ed essere anche più flessibili, lavorare più velocemente, essere più inclusivi, basarsi su una maggiore varietà. E di nuovo gli scienziati sono usciti dal loro ghetto di accademici e possiamo fare anche un passo avanti, dove noi, gli utenti di internet, diventiamo scienziati. Chris Lintott, uno scienziato britannico, è stato pioniere di questo, perché ha chiesto alcuni volontari di lavorare alla classificazione delle galassie, e la sua ricerca, che è professionale e riguarda appunto l'elaborazione di questi dati, su tantissimi volontari online. In particolare orgoglioso del fatto che è stata individuata, grazie al contributo degli utenti, questa Honey Forverp nel 2007. Abbiamo oggi blogs, abbiamo tanta informazione disponibile. Quando internet è stata inventata e l'idea di renderla accessibile a tutti, al centro di questo c'era la convinzione che più le informazioni scientifiche erano disponibili al pubblico, più informati noi e meglio informati saremmo diventati, e più saremmo stati bravi a prendere decisioni. Questo però ha portato a quello che definisco il paradosso dell'informazione, che è presa questa frase dalla teoria dei buchi neri di mio padre, e io voglio utilizzarla però per dire che abbiamo tutta questa informazione, ma non siamo più intelligenti nel prendere decisioni. Perché? Io spero che mi perdoniate per farvi questo esempio un po' locale. Nel referendum sulla Brexit nel 2016, Michael Gove, uno dei nostri politici, ha detto: basta con gli esperti, ne abbiamo abbastanza. E ovviamente questo alcuni hanno detto: beh, se lui non vuole più esperti, allora è meglio che si faccia aggiustare i denti, che faccia insegnare ai suoi figli da persone che non sono esperti, se non ne vuole. Sembra una formazione abbastanza assurda. Come fa una persona nel 2016 a rifiutare il parere di un esperto? È un'altra bugia, menzogna detta da un politico inglese, oppure riflette una preoccupazione che esiste su quello che sta accadendo? Secondo una ricerca condotta nel 2017,
Da 250 anni dalla nascita del darwinismo, solo il 41% della popolazione nelle 23 nazioni più ricche al mondo pensa che gli esseri umani siano frutto dell'evoluzione delle scimmie. Quindi, il 28% delle persone in questi paesi crede nella teoria del creazionismo e un'altra percentuale, rimanente percentuale invece crede alle teorie scientifiche. Questa è l'immagine della teoria delle terrapiattisti. Le teorie della cospirazione abbondano su internet, ovviamente da quelle più assurde, cioè che dicevano che mio padre era un alieno o che era stato sostituito da un attore bizzarro, a più pericolose, per esempio il movimento anti-vax o quelli negazionisti del cambiamento climatico. E tutto questo conferma quanto non siano fondate queste affermazioni. Ci sono persone che decidono di non vaccinare i figli contro il morbillo sulla base di queste informazioni. Lo stesso giorno che Greta Thunberg ha fatto il viaggio negli Stati Uniti, un gruppo chiamato Friends for Science ha postato un video su YouTube per mostrare che il climate change è una bufala. Quindi ci sono informazioni scientifiche disponibili online, ma non hanno un impatto sulla volontà di credere ad una contronarrativa. E questo è preoccupante. Ora, faccio riferimento a uno studio che dice che solo il 10% del pubblico britannico ha un rapporto fiducioso nei confronti della scienza. Beh, abbiamo un problema, quindi, se consideriamo che scienza e tecnologia sono al cuore della società moderna, dai combustibili agli smartphone, il cibo, la sanità. Senza la scienza continueremo ad avere il vaiolo. Senza questo non avremo internet e tutta la tecnologia. Quindi questa sfiducia. Queste persone hanno meno accesso, quelle persone sfiduciate hanno meno accesso a hanno più accesso a smartphone, eccetera. Ed è qui che sta il paradosso. Le persone tra i 16 e i 24 anni ottengono le informazioni sulla scienza online e questo ha un forte impatto nell'ambito sanitario. Il 90% di tutte le loro informazioni su online fanno sì che i commentatori scientifici dicano: c'è un sito come questo, vedete, Natural News, che ha milioni di followers e che è una voce razionale scientifica. Secondo Wikipedia, Natural News è un sito di fake news che dà informazioni tendenziose, alternative, false sulla salute e l'alimentazione. Allora, cosa possiamo fare? Noi dobbiamo alimentare un ambiente in cui la divulgazione scientifica fa parte della nostra cultura, quindi la popolazione e il governo, così che la popolazione e il governo possano basare le decisioni sugli esperimenti. Ma cosa significa tutto questo? Una signora molto radicale in California, Esther Wojcinski, ha detto che sostenuto che in tutti i cambiamenti incredibili che abbiamo avuto nel corso del tempo, uno dei cambiamenti che non abbiamo avuto è quello della istruzione. Abbiamo ancora un modello del XIX secolo che viene utilizzato nel mondo del XXI secolo. Lei pensa che bisogna fare un lavoro sul mondo reale, sul mondo così com'è, non come ce lo dice o ce lo descrive un libro di testo. Deve essere basato sulla conoscenza effettiva, cioè gli studenti devono avere una capacità effettiva di quello che fanno. E poi gli studenti devono poter scegliere quello che devono fare.
dove sono le loro passioni, dove sono i loro interessi, e guidarli in questo senso piuttosto che fare delle scelte come quelle di mettere la crocetta su un punto piuttosto che un altro. E la costruzione della passione, questo deve essere fondamentale. Vogliamo che i bambini e i giovani si impegnino a livello cerebrale, a livello di passione emotiva, e poi soprattutto bisogna utilizzare la tecnologia. Dobbiamo essere più furbi su come utilizziamo la tecnologia all'interno dell'istruzione. E soprattutto lei sostiene che non è che dobbiamo dire addio al sistema tradizionale dell'insegnante allievo come situazione, ma dobbiamo portare la tecnologia all'interno delle classi. Allora l'intelligenza artificiale sarebbe molto interessante, si è detto molto, mio padre ne ha parlato molto. Io ovviamente non mi metto a parlare adesso delle sue idee sulle minacce dell'intelligenza artificiale sulla nostra stessa esistenza. C'è un pioniere dell'intelligenza artificiale che ha sostenuto che l'istruzione potrebbe fare un grosso uso dell'intelligenza artificiale, aiutando gli insegnanti a compiere il loro lavoro. Dice la percezione, il riconoscimento e la contaminazione dell'intelligenza artificiale dovrebbe liberare gli insegnanti dal rapporto che hanno con molti allievi, per esempio, e quindi ha tutto molto senso. Voglio tornare però a parlare della realtà virtuale, che è il punto di partenza di questo discorso. Si è detto molto della realtà virtuale, molti l'hanno chiamata una rivoluzione. Io non penso che sia comunque abbia avuto l'effetto della stampa o del web, per esempio. Però la realtà virtuale può essere utilizzata per raccontare e fare dei racconti in maniera che abbiano un effetto grande. E questo ci aiuta a fare progredire il mondo, a impegnare i bambini a parlare di una società che sia giusta, corretta, empatici con quello che succede intorno a loro. E ci sono un problema con le persone che si sentono tagliate fuori. Ho parlato con una psicologa, Sophie Vogel, che ha studiato le persone che sono patologicamente convinte della teoria della cospirazione contro se stessi, e queste persone sviluppano un'ansia pazzesca che li sommerge. Allora, se noi diamo invece più evidenza reale, si può sconfiggere questo tipo di ansia. Gli scienziati devono essere più impegnati nel far capire alle persone che non sono state lasciate fuori dalla scienza e dal mondo della scienza, perché molti dei sentimenti che hanno le persone oggi è proprio questo sentimento di essere stati lasciati fuori, lasciati in disparte, e sono queste le persone che invece dobbiamo raggiungere. Eileen Pops, che è una ricercatrice oncologica, dice la stessa cosa. Gli scienziati cercano di far capire il loro lavoro accessibili, però devono capire chi è il loro pubblico. Bisogna far capire perché è importante la scienza, perché deve interessare l'uomo della strada. Dobbiamo arrivare veramente il cuore delle persone verso cui indirizziamo la scienza. La realtà virtuale fa vedere queste situazioni. Vera della Pegna ha fatto dei lavori straordinari sulla realtà virtuale, che ci porta in luoghi dove noi non potremmo andare altrimenti. E questo è il progetto Siria che ha fatto per le Nazioni Unite, e per esempio ti porta in un campo di rifugiati e ti fa sentire come si sta in questi posti. E l'ha fatto in un modo in cui la Siria era scomparsa un po' dalle notizie, perché avevamo altri tipi di notizie. C'era forse stata troppa compassione tutta insieme, e poi si è persa proprio l'empatia, il sentimento per queste persone in una situazione così terribile.
Chiaramente la realtà virtuale non è che possa fermare il conflitto in Siria, però ci può far capire come ci si sente ad essere lì dentro. Questo è stata, questo si chiama Fame a Los Angeles e ha un grande effetto. Si vede una persona che cade per terra proprio perché è debole e per mancanza di cibo. Quindi diciamo che la realtà virtuale ha il potenziale di creare questo tipo di ibrido empatico. Vi ho fatto vedere il film che abbiamo fatto sull'autismo e si può utilizzare la ricerca scientifica e poi portarla ad una esperienza emotiva. Ora, terminando, voglio farvi vedere questo film su cui sto lavorando, sulla realtà virtuale. Di nuovo è un'altra parte di eredità che ho preso da mio padre, che aveva iniziato questo lavoro. Noi sappiamo che lui pensava che era un modo meraviglioso per raggiungere gli altri. È stato un grande sostenitore di tutte le tecnologie, è stato uno dei primi a parlare con una voce sintetizzata, a utilizzare ogni forma possibile, apparendo anche come ologramma addirittura. E qui abbiamo un estratto breve di questo film sulla realtà virtuale che vi porterà in un buco nero con Stephen Hawking. Grazie. All my life I have sought to understand the universe. Now I think the wonder of discovery will continue long after I am gone. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you for listening. Vi ringrazio moltissimo per avermi ascoltata. Grazie. Grazie a Lucy Hawking per il suo intervento. Una curiosità, naturalmente, quando potremo vedere questo prodotto affascinante già nel trailer? We're hoping for, I think maybe May of next year. Forse nel maggio dell'anno prossimo, speriamo. Okay, maggio del 2020. Speriamo di rincontrarla 2020. Qui allora per l'anteprima di questo film. I would love that. That would be amazing. Sarei molto contenta di essere qui con voi. Benissimo, grazie Lucy Hawking, grazie a tutti.